c'è stata una parentesi nell'Ascoli, ma il cuore è rimasto biancoceleste e lei nella Lazio c'è ritornato ancora per poi finire la carriera? Beh, la volontà era quella di chiudere ovviamente a Roma, perché io mi sono allontanato da Roma, quindi dalla Lazio, anche per altre ragioni, perché fui messo sul mercato e non capii le ragioni. Comunque feci di tutto comunque per tornare e chiudere qui a Roma la carriera. Chiudendo la carriera, per cercare di intraprendere anche un altro tipo di attività, che è quella dirigenziale, e rimanere appunto nell'ambito calcistico, ma rimanendo a Roma, perché per me Roma è una città straordinaria, stupenda, per me, insomma, per tutti, credo. Non è da tutti vincere due scudetti con la stessa squadra, uno da calciatore e uno da dirigente. L'emozione è diversa? L'emozione non è diversa. Credo che quando sei protagonista diretto è più forte, però ti accorgi che anche come dirigente, voglio dire, il contributo è importante. Uno scudetto non si vince mai da soli, no? Nel senso che non vince solo la squadra, è tutta una struttura che deve essere considerata, quindi anche la parte dirigenziale ha una forte componente di capacità nel mettere la squadra in una condizione di serenità e di tranquillità e quindi di raggiungimento di traguardo. Una vicenda attuale, quella del calcio scommesse, ci riporta a un'altra vicenda simile eppure diversa, che è quella di Calciopoli. Lei ha assunto in quel caso il ruolo di avvocato, difensore, sì, diciamo, della società laziale. Calciopoli, cosa si ricorda di questa vicenda? Come ha trasformato il nostro calcio? Effettivamente quello è stato anche lì un fulmine a ciel sereno, perché non ci si aspettava un intervento federale di quel tipo, perché comunque c'erano state delle intercettazioni, quindi stava probabilmente cambiando un po' anche il mondo anche del sociale, nel senso che partendo in un modo, no? Quindi intercettando un certo tipo di situazione, di momento, per cogliere degli aspetti particolari, no? La magistratura ha ritenuto anche di poter continuare su altri filoni nel momento in cui, nel corso di certe intercettazioni, si veniva a scoprire che un altro tipo di ambiente in quel momento ne era coinvolto. Però credo che in quel momento la Lazio, ne sono convinto tuttora, anche se c'è ancora un processo in corso a Napoli, credo che la Lazio abbia assunto un comportamento talmente trasparente che non meritava assolutamente nessun tipo di penalizzazione. Perché le intercettazioni di quel periodo che sono state accertate sono state fatte da un presidente di una società con un alto dirigente federale e con altre strutture federali, e di conseguenza per chi era nuovo dell'ambiente non poteva pensare che in quel momento si stesse così consumando quale tipo di illecito, no? Invece purtroppo la Lazio è stata secondo me penalizzata pesantemente, perché non doveva essere coinvolta in quel tipo di scandalo. Oggi il discorso è un po' diverso, e anche qui si cerca in assoluto ancora di mettere in evidenza la parte calcistica in modo secondo me anche eccessivo, perché fino ad ora si sta alzando un grande polverone, ma ancora di dirigenti o società comunque coinvolte ancora non ne vedo l'ombra. Quindi secondo lei ancora è solo fumo negli occhi dei tifosi, che in qualche modo si sentono traditi da vicende simili, prima Calciopoli, poi il calcio scommesse? Non rischia di allontanare i tifosi dallo stadio, dal calcio, dalle partite? E questo è un discorso molto bello, interessante, no? Dove dovremmo iniziare poi la trasmissione. È un discorso che abbiamo sempre fatto comunque nell'ambito sportivo, perché dove c'è un passaggio di denaro così facile, no, tante volte, quindi la possibilità anche di poter scommettere in modo così semplice come si sta verificando in questo momento, quindi è indubbio che chi sta alla disperazione cerca in tutti i modi tante volte di mettere gli ultimi soldi nella disponibilità degli altri, proprio per arrivare con questa scommessa a riprendere un cammino nuovo della sua vita. Però credo che qui debbano intervenire le società sempre in maniera forte per cercare di
proporsi anche in maniera diversa, non soltanto alla domenica sul campo, ma durante la settimana, quindi tutti i momenti, tutti i giorni, un rapporto diverso, deve coltivare un rapporto diverso con la propria tifoseria, quindi far capire che cosa significa stare nel calcio, stare nel mondo del calcio e di avere quell'attenzione massima per non cadere proprio nelle mani di chi comunque ne fa del gioco una questione diciamo illegale. Oggi, guardando indietro a quella che è stata la sua carriera e chiudendo gli occhi, qual è il ricordo più vivo nella sua memoria? Ma complessivamente tutto, però il mantenimento di un percorso che devi condividere anche con le persone che a te piacciono di più, che siano in grado di condividere con te appunto questo percorso, e quindi vado sempre ad un richiamo forte, importante, fondamentale, che è quello della famiglia. La famiglia in generale non è soltanto quella che viviamo costantemente ogni momento, ma è quella con la quale cerchiamo di dividere completamente le nostre gioie e anche tante volte le nostre paure. Andando alla situazione attuale, con questo chiudiamo, la Lazio che ha visto quest'anno, insomma, è riuscita ad ottenere comunque un ottimo risultato. Come ha visto questa stagione e cosa si aspetta per la prossima? Lo Tito ha confermato comunque Direia. Ma la stagione è stata esaltante, a mio parere. Un ottimo risultato che però così lascia un po' di amaro in bocca, perché la squadra meritava completamente una posizione in classifica diversa, molto più importante, che poteva essere la Champions League, cioè raggiungendo il quarto posto e quindi anche i preliminari. Però voglio dire, è passato ormai, quindi voglio dire, anche dopo ogni vittoria ti devi sempre proporre, ti devi sempre impegnare per cercare di riconfermarti. La Lazio si deve riconfermare, sta facendo una campagna acquisti importante, è arrivato un elemento a mio parere idoneo per portare quell'esperienza fondamentale per poter, ecco, ambire a traguardi ancora più importanti. Ma soprattutto credo che la cosa più bella sia stata la riconferma di un tecnico che a me piace molto e che molti invece lo vedono, direi, un po' così antico, antiquato perlomeno nelle strategie di gioco e nella volontà anche di rischiare qualche volta qualcosa in più. Ma credo che il tutto debba anche limitarsi anche alla capacità della squadra che uno ha a disposizione e comprendere che spesso noi pensiamo di cambiare il mondo con strategie, con schemi, eccetera, ma se non hai i giocatori non arrivi da nessuna parte. Lo avevamo anticipato che non ci sarebbe bastato il tempo per ricordare tutto, però è stato bello ripercorrere alcune tappe, rivivere con lei alcune emozioni, quindi la ringrazio e speriamo di incontrarla ancora. Grazie a voi e arrivederci, a presto. E con la storia di un grande campione di calcio come Felice Pulici si chiude non questa puntata ma questa stagione di Vite da Campioni. L'appuntamento è a settembre, ritorneremo a farvi compagnia e con tante storie da raccontarvi.